il tema della comunicazione. L'ha detto Giovanni Gentile, questo tema della comunicazione non può essere più un tema da addetti ai lavori. Come un sistema territoriale comunica è il punto centrale. E la comunicazione non è soltanto la spesa in promozione che fa la Toscana Promozione, l'APT e le varie strutture. La comunicazione è una modalità di trasmettere se stessi oggi. La comunicazione nel mondo che cambia, il sistema territoriale che comunica la propria identità, i propri valori, il proprio sguardo sul mondo, è uno dei punti centrali. Lo è per evitare lo sperpero del denaro pubblico, che è una filiera assolutamente interessante, ma lo è anche per capire come noi accogliamo, ad esempio, i nostri turisti. 3 anni fa avevamo qua una discussione sul fatto che Firenze è una città, ti ricordi Riccardo, ai 20-0. Assindustria fece questa ricerca con la Bocconi. Vennero fuori una serie di articoli molto polemici sui giornali. Oggi il turismo aveva una fase di difficoltà oggettiva, -11%, e ancora non si era ripreso dalla batosta dell'11 settembre. Nel giro di 3 anni, io credo anche grazie al lavoro che hanno fatto le amministrazioni, non solo le amministrazioni, il turismo non solo è cresciuto con percentuali a doppia cifra nell'arco degli ultimi 36 mesi, ma siamo arrivati a superare i dati del pre-11 settembre. Il punto che oggi si rende necessario è come noi accogliamo questa massa fiumana di persone. Vale per il sistema turistico, ma vale più in generale per il sistema cittadino. Come riusciamo a far capire che è tutto un unicum l'alta qualità che lega il cibo, la moda, le grandi realtà culturali, la straordinarietà del nostro paesaggio e della nostra provincia, un certo modo di vivere, più che del made in Florence, dobbiamo passare dell'experience in Florence, cioè della capacità di vivere in Firenze con determinate modalità. Ecco, su questo punto dobbiamo lavorare secondo me di più. E il terzo ed ultimo punto, e ho terminato rispetto a questo ragionamento, è proprio un discorso, mi scuseranno se sono così brutale, di capacità di metterci in gioco sotto il profilo, come dire, etimologicamente potremmo dire enciclopedico, l'enciclopedia è un concetto in realtà non propriamente chiaro da questo punto di vista, ma di giocare a mettere in circolo la capacità educativa e culturale che noi abbiamo. E da questo punto di vista termino esattamente su questo. Il nostro territorio fiorentino ha delle straordinarietà che a mio giudizio sono oggettivamente uniche. Continuiamo ci si dica tra di noi ad avere consensi fuori dal nostro paese in modo straordinario. Ancora nel 2007 la principale rivista di turismo americano, Traveler Leisure di Condé Nast, indicava Firenze come la best city in the world, la migliore città nel mondo. E lì non è che vanno a consensi o a una giuria che decide, vanno sulla base delle preferenze espresse dai lettori. Milioni e milioni di persone, quindi una cosa anche, diciamo, complessa. Io mi domando, e potremmo fare gli esempi della straordinarietà dell'annunciazione in Giappone o di tanti altri esempi, diciamo, che parlano della eco che noi abbiamo fuori dai nostri confini. Io mi domando e dico, come è possibile in questa straordinarietà di contesto riuscire da parte nostra non soltanto a metterci in rete, come la lodevole iniziativa promossa oggi da Dario Nardella intende fare e alla quale non faremo mancare il nostro contributo, ma come riusciremo a essere capaci di fare un passo in più, cioè come saremo capaci di collegare il tema della cultura, non nella dimensione cultura contro manifattura tradizionale, ma della cultura come modalità di sguardo di Firenze sul mondo e come modalità con la quale il mondo guarda Firenze. Soltanto così noi faremo, nella parola più bella, l'espressione politica, vale a dire noi riusciremo a dare un senso di identità alla nostra cittadinanza, noi riusciremo a essere capaci di essere attrattivi economicamente, a far vivere le istituzioni che rappresentiamo o con le quali collaboriamo e contestualmente a incidere in una realtà mondiale che cambia a velocità impressionante. Io credo che molto sia stato fatto fino a questo momento e che sul sistema dell'innovazione Firenze abbia le potenzialità per giocarsi, credo però che dobbiamo essere contestualmente, come dire, cari a quel principio biblico del già e non ancora, se lo posso permettermi di dire, di dire che il passaggio, la più bella cosa da fare ancora non l'abbiamo fatta, e da questo punto di vista probabilmente occorre anche rimettere in discussione noi stessi e alcuni degli strumenti che abbiamo immaginato. Io vedo il ruolo della provincia non come un ruolo teorico di una realtà che si rimette a dare una mano
come altre realtà, perché ci siamo dentro tutti, ma come una struttura che da un lato porta a valorizzare quello che ha fatto insieme alle tante realtà con le quali sta lavorando, in un principio di sussidiarietà culturale, mi verrebbe voglia di dire che è anche un principio, voglio dire, evidente a Firenze, ma contestualmente nella capacità di rimettere in discussione alcuni dei propri strumenti. Noi la formazione professionale dobbiamo farla funzionare meglio, perché altrimenti non siamo credibili. Noi il rapporto con le istituzioni e con l'università dobbiamo essere in grado di viverlo con la capacità di fare un passo in avanti. Se c'è questo, io credo che allora anche il ruolo e la missione che l'istituzione provincia potrà avere dentro questo contesto sarà un ruolo utile a che la scommessa lanciata questa mattina e nella giornata di oggi possa essere una scommessa vinta come merita e come io credo noi dobbiamo, per rispetto alla straordinaria eredità che ci è stata trasmessa, monito per un futuro sempre più ricco di entusiasmo e di passione.